Ciao, oggi cucino una ricetta americana, verga fatta in casa con patatine. Per i panini da hamburger avete bisogno di 400 g di farina, 250 ml d'acqua, un cucchiaio di zucchero, un pacchetto di lievito, sale e 50 g di olio d'oliva. Per prima cosa mescolare il lievito con l'acqua e lo zucchero. Poi aggiungere la farina, il sale e l'olio e impastare fino a infornare l'impasto. Lasciate riposare l'impasto per circa mezz'ora. Poi dividere l'impasto in quattro porzioni, disporle sulla teglia e cospargerle di semi di sesamo. Ora cuocere i panini per 15 minuti a 220 gradi nel forno. Per le patatine avete bisogno di circa 7 patate, sale, rosmarino e olio d'oliva. Prima lavare le patate e poi tagliarle in piccoli pezzi. Poi stendere le patate su una teglia e aggiungere olio d'oliva, rosmarino e sale. Mescolare tutto e poi anche in forno per 35 minuti. Per le polpette di hamburger avete bisogno di una lattina di fagioli d'avena, farina, acqua, pasta di pomodoro, aglio, sale, olio d'oliva e pepe. Prima si taglia l'aglio. Poi schiacciare i fagioli con una forchetta. Ora aggiungete la farina d'avena, aglio, pasta di pomodoro, olio d'oliva, acqua, sale e pepe e mescolate il tutto.
Poi scaldare l'olio in una padella e friggere le quattro polpette di hamburger fino a doratura. This empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. I walk up my shadows, only one who walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone up there will find me. Ora togliete i panini dell'hamburger dal forno e poi anche le patatine. Poi puoi preparare il tuo hamburger a piacere, per esempio con insalata, con crema di pomodoro e cipolle, o con qualsiasi altra cosa si possa trovare nel frigorifero. Buon appetito!